Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un tutorial per come cucire un colletto Peter Pan. Per prima cosa andiamo a vedere che materiale ci occorre. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno del cartamodello, il tessuto per il colletto, la tela adesiva, ovviamente una macchina da cucire, delle forbici, degli spilli e il ferro da stiro. Prendiamo il nostro cartamodello con già tutti i centimetri di cucitura compresi e lo posizioniamo su stoffa piegata in quattro parti. Lo andiamo a ritagliare tutto e successivamente togliamo gli spilli. Ora prendiamo il cartamodello e ritagliamo i centimetri di cucitura. Lo posizioniamo sulla tela adesiva piegata in due parti e lo spilliamo. Fatto questo, lo andiamo a ritagliare tutto intorno. Ricordatevi che anche sulla tela adesiva c'è il dritto filo, per cui vi ricordo di seguire il dritto filo. Prendiamo adesso i due pezzi di tela adesiva e li andiamo a posizionare sulle due alette del colletto e con il calore del ferro la colla si scioglierà e si attaccherà alla parte del colletto. Ora prendiamo le parti di tessuto, quelle senza tela adesiva, le posizioniamo una sopra l'altra, dritto contro dritto, e andiamo a cucire tutto intorno lasciando aperto la parte superiore che andrà cucita poi attorno al girocollo. Una volta cucito andiamo a ritagliare i margini di cucitura lasciando almeno 3 mm di margine, in modo tale che quando andiamo a rigirare il nostro colletto non c'è lo spessore dei centimetri di cucitura. Possiamo magari aiutarci con delle forbici per andare a definire bene gli angoletti. Ora possiamo andare a fermare con degli spilli il nostro colletto sul nostro capo di abbigliamento. Rifinite tutto con uno sbiego per avere un lavoro più pulito. Se non avete uno sbiego in casa potrete crearvelo voi con il tessuto avanzato tagliando appunto in sbiego il tessuto. Bene amici di YouTube, il video è finito, spero vi possa essere d'aiuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche per non perdere tutti i miei prossimi video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi possono interessare video sul cucito. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!